Ben ritrovati. Mentre la politica si divide sulla obbligatorietà del Green Pass, bisogna fare i conti nella lotta contro il Covid, ancora con i dati dei contagi e purtroppo anche delle vittime. Ne parliamo dal punto di vista medico-scientifico con un esperto del calibro del professore Massimo Andreoni, infettivologo primario del Policlinico Tor Vergata di Roma. È collegato con noi via Skype, ecco lo vedo. Ben ritrovato, benvenuto soprattutto a 8 Channel, professore, e grazie per la sua disponibilità. Assolutamente, salve. Allora, il professor Andreoni è anche direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive. Intanto, professore, le chiederei un giudizio su queste ultime polemiche rispetto all'obbligo del Green Pass. Le proteste si sono rivelate un flop, però c'è anche un clima difficile, soprattutto da parte, provocato da parte dei Novax. Ecco, fino a che punto questo la preoccupa, professore? Ma innanzitutto diciamo il Green Pass è uno strumento direi ottimo che dovrebbe dare tranquillità a tutti quanti noi, sapere di stare in un ambiente di lavoro o ricreativo in cui tutte le persone che sono presenti in quell'ambiente siano diciamo o vaccinate o comunque abbiano eseguito recentemente nelle ultime 48 ore un tampone che sia risultato negativo, questo dovrebbe dare sicurezza a tutti quanti noi. Ovviamente non esiste nessun strumento in grado di dare una garanzia assoluta sul rischio di infezione. Anche la vaccinazione, sappiamo, qualcuno si può infettare lo stesso e anche nel tampone stesso, diciamo, ovviamente ha una sua limitatezza nel tempo, però riduce di gran lunga il rischio di infezione e quindi credo che sia un ottimo strumento, oltretutto è uno strumento anche che in qualche modo spinge le persone a vaccinarsi proprio per avere una maggiore libertà nelle loro attività, diciamo. Quello che mi chiedo ulteriormente, cioè se sono preoccupato del clima che si sta creando, e questo direi diciamo in qualche modo sì, perché è vero diciamo innanzitutto che non capisco perché chi protesta per difendere la propria libertà d'opinione poi in qualche modo contesti la possibilità che giornalisti o esperti esprimano la propria opinione in merito. Oltretutto devo dire che evidentemente noi medici, per rimanere più attinenti a quella che è la nostra e la mia categoria, noi siamo tenuti, secondo scienza e coscienza e anche etica, a dare le informazioni corrette per le quali noi abbiamo studiato, siamo arrivati a delle conclusioni che sono delle conclusioni scientifiche. Quindi vederci aggrediti perché esprimiamo semplicemente nell'interesse del paziente, del cittadino, quello che è la nostra conoscenza. E questo evidentemente preoccupa in termini assoluti, non solo per il rischio, diciamo, personale, ma direi proprio per il clima che si vive, in cui evidentemente non riusciamo ad essere tanto credibili, ognuno di noi e le istituzioni, da essere ascoltati con attenzione da parte del cittadino su quello che andiamo a dire. Ecco professore, ma come spiegare ai Novax che nella lotta al Covid non ci sono alternative, bisogna per forza puntare sul vaccino? Ma guardi, voglio dire, innanzitutto io veramente ho qualche perplessità a capire come non si capisca quello che sta accadendo, diciamo, no? Nella regione in cui io opero, che è la regione Lazio, il 92% delle persone che sono ricoverate in ospedale per Covid e sono in terapia intensiva sono dei soggetti non vaccinati. Quindi voglio dire, il vaccino è il salvavita, diciamo, il vaccino è quello che ha ridotto in maniera drammatica e positiva, ovviamente, la numerosità delle persone che fragili morivano precedentemente per Covid. Quindi solo questo elemento io credo che dovrebbe convincere tutti sulla bontà della vaccinazione. Anche i rischi paventati, raccontati spesso con un'enfasi e con dati che non sono veritieri di quelli che sono i rischi della vaccinazione, sono ben lontani dai benefici.
E poi, come giustamente ha detto lei, il vaccino è l'unica vera arma che noi abbiamo in questo momento per difenderci, soprattutto in una prospettiva futura nei confronti di questo virus, perché se no dobbiamo ricorrere a quei sistemi, lockdown e quant'altro, che sono altrettanto efficienti, ma quelli sì sono una vera grande privazione della libertà personale. E sono un disastro per quella che è l'economia di un paese, diciamo. Ecco, quindi dovremmo essere tutti quanti su questo d'accordo. Intanto va avanti chiaramente la campagna vaccinale, l'obiettivo è raggiungere l'immunità di gregge, però professore ci sono ancora molti over 50 che non hanno scelto l'immunità, non hanno scelto il vaccino. Ecco, secondo lei questo elemento mette a rischio il raggiungimento dell'immunità di gregge? Soprattutto le chiedo qual è la percentuale, secondo lei, che ci metterebbe in qualche modo al sicuro? Purtroppo, diciamo, questa immunità di gregge che deve essere assolutamente in qualche modo perseguita, ecco, l'asticella che deve essere raggiunta è messa sempre un pochino più in alto dalla circolazione di queste varianti. Quello che sto dicendo ovviamente non deve scoraggiare in termini di vaccinazione, ma nuovamente uno deve rispondere, secondo la scienza, secondo i dati scientifici. Ecco, questa nuova variante in realtà. Quindi sto parlando della variante Delta, della variante indiana, per intenderci in maniera chiara, si è visto che il suo indice di trasmissibilità è talmente, diciamo, più alto, si è almeno triplicato rispetto a quello che era l'indice di trasmissibilità della variante precedente, che ha tirato su quella che è la percentuale che dobbiamo raggiungere per ottenere questa immunità di gregge, che è del 95%. Ovviamente quando noi parliamo, e quindi è molto molto alta, è probabilmente difficile da raggiungere, però intendiamoci, l'immunità di gregge vuol dire creare un ostacolo globale alla circolazione del virus, cioè se noi raggiungiamo l'85%, l'80%, comunque abbiamo messo un grande ostacolo alla circolazione del virus e quindi in questo senso ci dovremo accontentare di qualcosa in meno di quello che dovrebbe essere l'ideale. Ma questo, insisto a dire, non deve scoraggiare, anzi deve essere un invito ancora di più nell'essere compatti, nel cercare tutti quanti di vaccinarci per avvicinarci sempre di più a questa percentuale. Senta professore, ma quanto coprono dalla variante Delta i cicli di vaccinazione completi? Ecco, che cosa ci può dire? Beh, diciamo, ovviamente i vaccini da sempre non è che assicurano il 100%, no? Noi quando abbiamo parlato dei vaccini che stiamo utilizzando, abbiamo parlato di protezioni che arrivavano fino al 95%, 96%, quindi delle coperture eccezionalmente valide, diciamo, che ben difficilmente abbiamo ottenuto per altre vaccinazioni che facciamo magari abitualmente con grande tranquillità, ma che in realtà offrono coperture inferiori. Questo problema delle varianti e quanto i vaccini siano in grado di difenderci dalle singole varianti è un argomento molto importante, molto rilevante e sicuramente le singole varianti poi hanno una capacità di sfuggire alla protezione vaccinale di volta in volta diverse, anche con diversità dai singoli vaccini. Però per rispondere in maniera più semplice alla sua domanda, certamente quel 95-96% di protezione è una protezione che non vale per la variante indiana, la variante Delta, per la quale la protezione è molto più bassa, cioè stiamo intorno al 70%. Però nuovamente vorrei tranquillizzare le persone. Quando noi diciamo che la protezione è al 70%, non vuol dire che c'è un 30% di persone del tutto non protette nei confronti di questo virus. È una protezione che in quel 30% dei casi non è una protezione massimale, cioè una protezione più modesta, ma che poi comporta quello che vediamo, cioè che comunque le persone se si ammalano di forme poco gravi e che non portano alla terapia intensiva, soprattutto non portano a morte. Certo, intanto professore, si discute in questa fase della terza dose, al momento possiamo già ipotizzare quando sarà necessario farla e se bisognerà ricorrere appunto a questa terza dose del vaccino.
Guardi, i dati che vengono dall'Israele, che è una nazione che ha iniziato a vaccinare prima di noi, no? Quindi abbiamo già un periodo di osservazione sufficientemente lungo in quella nazione, ci dicono che soprattutto nei soggetti fragili, quindi nelle persone più anziane o nei soggetti immunodepressi, che hanno avuto una risposta più scarsa alla vaccinazione, la terza dose è indispensabile. Quindi c'è bisogno di richiamare questa immunità. Quindi io credo che anche questo in Italia, d'altronde è un discorso che è all'ordine del giorno, dovrà essere attuato probabilmente già nell'autunno o più probabilmente all'inizio dell'inverno. Noi dovremo confrontarci con questa terza dose, partendo dai soggetti più fragili nuovamente, cioè da quelli che hanno meno risposto alla vaccinazione. Questo virus, d'altronde, è un virus che continuerà a circolare tra di noi, quindi è un virus che ormai si è adattato all'uomo e non scomparirà. Quindi io credo che per qualche anno la vaccinazione per il coronavirus dovrà rientrare in quelle vaccinazioni da consigliare soprattutto nelle persone più fragili quando andremo in una situazione più di controllo dell'epidemia, quindi quando la situazione si sarà in qualche modo calmierata, questa vaccinazione entrerà nella pratica comune annuale che dovrà essere fatta all'inizio della stagione. Ecco, professore, qui in Campania la Regione ha scelto la linea dura contro gli operatori sanitari che non si sono vaccinati. Purtroppo il numero di medici e infermieri che non sono immunizzati è a quanto pare piuttosto alto. Lei che cosa vuole dire a proposito? Insomma, è giusto sospendere dal lavoro, diciamo, anche per quanto riguarda lo stipendio, chi non si è immunizzato e lavora nella sanità? Guardi, costringere le persone è sempre un qualche cosa di poco piacevole, di un qualche cosa di triste e in qualche modo, diciamo, dispiace a chiunque la debba imporre alle persone. Devo dire che il personale sanitario però ha statutariamente, anche eticamente, un dovere che è quello di proteggere le persone che noi assistiamo, diciamo, no? Quindi al di là di aiutarle nella cura, noi dobbiamo in qualche modo proteggerle e proteggerle anche da noi stessi. Quindi se noi rischiamo di portare delle infezioni a persone fragili e deboli alle quali che stiamo assistendo, andiamo proprio contro quello che è il nostro compito e quello che è il nostro dovere deontologico, no? Quindi in questo senso l'obbligatorietà, la vaccinazione del personale sanitario, io credo che sia un passo inevitabile, cioè sia un qualche cosa che debba essere richiesto in realtà non solo per la vaccinazione per il Covid, per tutte le malattie che noi possiamo in qualche modo trasportare ai nostri pazienti. Quelle che sono poi le misure coercitive che devono essere adottate, ovviamente non sono io a doverle stabilire. Però certamente se lei lo chiede a me, se un operatore sanitario che non si è vaccinato possa svolgere con tranquillità la propria attività lavorativa, la mia risposta è no. Bisogna o demansionarlo, cioè avviarlo a delle attività che non comportino un contatto diretto con persone, in modo particolare quelle fragili, o addirittura, come diceva lei, allontanarlo dal lavoro. Non spetta a me, ma certamente sotto l'aspetto proprio lavorativo, organizzativo, questo credo che sia qualcosa che debba essere attuato. Un'ultima cosa, professore, per chiudere questa nostra intervista, fino a quando dovremo convivere con il virus e soprattutto che autunno dobbiamo aspettarci? Allora, parto dalla seconda domanda. Io credo che sarà un autunno meno faticoso, meno drammatico dell'autunno scorso, diciamo, no? Proprio perché il vaccino lavora, perché il vaccino funziona bene. Quindi probabilmente il numero dei casi ai quali noi stiamo assistendo in questo momento tenderà un pochino ad aumentare, perché con la ripresa delle attività anche della scuola, non voglio entrare nella polemica sulla scuola, ma inevitabilmente è sempre stato dimostrato che
queste attività hanno comportato un incremento del numero dei casi, quindi qualche caso in più, ma certamente non mi aspetto numeri drammatici come abbiamo visto e soprattutto mi aspetto un aumento di pressione sugli ospedali, ma non certamente tutto quello che è accaduto nell'autunno scorso. Quindi diciamo un modico ottimismo da parte mia su questo, diciamo, ecco. L'altra domanda che mi aveva fatto, mi scusi, mi sono Era dilungato sulla prima e quindi mi certo, sono... fino a quando dovremo convivere con il virus, sostanzialmente. Certo, ma come le dicevo precedentemente, diciamo, la storia ci insegna che quando un virus si adatta alla specie umana, il virus non la lascia più, diciamo, no? Questo adattamento progressivamente c'è. Nell'adattamento ovviamente c'è sia la riduzione di quella che è l'aggressività del virus, sia quella che è la maggiore capacità da parte dell'immunità, soprattutto dell'immunità innata dell'organismo, di confrontarsi con questo virus. Quindi evidentemente questo vuol dire che noi di questo virus probabilmente non ci libereremo più, ma sarà uno dei tanti virus che circoleranno, diciamo, periodicamente e con i quali ci dovremmo confrontare. Questo stato di emergenza probabilmente diciamo con una gradualità nella sua diciamo intensità dello stato emergenziale comunque durerà ancora diversi mesi, probabilmente anche il 2022 lo dovremo vivere un pochino sempre meno se siamo bravi e ci vacciniamo. E ma continuiamo a mantenere, perché questo lo dobbiamo sempre dire, no? Le misure di contenimento che abbiamo imparato a utilizzare, le mascherine, il lavaggio delle mani e via, cioè, è un qualche cosa che è utile nelle malattie infettive in maniera globale, diciamo. Sono scomparse alcune malattie, si sono ridotte le gastroenteriti, si sono ridotte le malattie respiratorie grazie a questo. Quindi questo forse lo dovremmo imparare un pochino di più a farlo. Dovremmo imparare, capisco che è brutto a dirsi, a stringerci un po' di meno la mano e a baciarci o abbracciarci quando ci incontriamo. È brutto, certo, modificare quello che è un po' lo spirito latino nostro, che diciamo solo a dirlo a me dispiace perché il contatto tra di noi è molto importante per avere proprio uno scambio di affetto o di amicizia e di saluto. Però ecco, qualcuna di queste cose un pochino per volta le dovremmo imparare perché sono utili per difenderci dalle malattie. Perfetto, grazie professore Andreoni per questa intervista. Anche in questa occasione abbiamo apprezzato la sua grande competenza e il suo equilibrio nei messaggi che appunto ha rivolto ai nostri telespettatori. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei e saluto tutti i telespettatori. Grazie, allora abbiamo concluso. Io ringrazio in regia Orlando Matarazzo per noi e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.